Che cosa non sta funzionando nella tua vita? Ci sono 30 errori che ti impediscono di realizzarti e te ne voglio parlare in questo video. Innanzitutto, il primo errore è la mancanza di motivazione. Parte tutto da te. Se tu non hai l'intenzione di esistere, di realizzare qualcosa di bello, allora non ce la fai. Allora tutti i consigli, le buone occasioni, le risorse, i soldi, il tempo a tua disposizione non bastano. Perché se non hai la motivazione tu, ed è qualcosa che soltanto tu puoi coltivare, allora non riesci ad afferrare le occasioni. La vita ti passa davanti e tu fai lo spettatore di te stesso. Questo è il primo errore fondamentale, la mancanza di motivazione. Il secondo errore sono i tuoi errori, tutte le cose sbagliate che fai, perché sai che ci sono dei comportamenti che ti aiutano, delle abitudini che favoriscono il tuo successo, ma nonostante tutto non stai mettendo in pratica tutto quello che fai. A volte sei in buona fede, a volte ti mancano le informazioni, però potresti capire che se ti mancano le informazioni potresti chiedere a qualche esperto una mano. Di conseguenza sei sempre tu la causa del tuo insuccesso, cioè tu commetti degli errori. Non puoi sapere tutto, ma potresti chiedere un aiuto. Se non lo fai, rendi più complicata la tua esistenza. L'errore numero 3 è non sapere ascoltare. Ci sono degli ottimi insegnamenti, la vita ti parla in linguaggio simbolico. Quando c'è una sconfitta, stai imparando qualche cosa. Ma se tu non sai ascoltare le persone che ti parlano, se tu chiudi l'ascolto, cioè senti le parole con le orecchie, ma l'attenzione tua non c'è, allora non sai ascoltare, non sai ricevere i messaggi, le indicazioni, le lezioni che sicuramente ci sono attorno a te e che arrivano sino a te. Se tu dici ma queste cose le so già, allora non stai ascoltando correttamente. Non stai ascoltando fino in fondo e questo è un errore che ti impedisce di realizzarti. L'errore numero 4 sono gli errori di altri. Cioè tu potresti dare retta a qualcuno che ti dice la cosa si fa così, qualcuno che esprime un'opinione, ma quella persona si sbaglia e tu erediti il suo sbaglio. Magari vivi in un ambiente dove ti dicono non si può fare una certa cosa. Oppure ti dicono che tutti hanno sempre fatto in quel modo e così tu non osi uscire dalla solita abitudine di fare le cose come si usa fare in quell'ambiente ed erediti tutti gli errori di quell'ambiente. È terribile, ma succede così. Siccome tu stimi alcune persone, siccome non osi mettere in discussione quello che dice la tua famiglia, i tuoi amici, il paese dove vivi, la cultura nazionale in cui ti riconosci, ecco che tu erediti milioni di errori commessi da milioni di persone che hanno vissuto in quell'ambiente. Errore numero 5, l'indecisione. Cioè, da una parte tu sai che vuoi fare qualche cosa, da un'altra parte hai delle indicazioni, poi senti qualcuno che dice che non si può fare, poi vedi che qualcuno invece lo fa. E allora provi a fare un pezzetto di azione, poi torna indietro perché non vorresti offendere chi ha detto che non si può fare. Poi ritorni sulla tua decisione, riprovi un'altra volta, ma abbandoni un'altra volta. Di conseguenza sei indeciso e l'indecisione ti impedisce di mettere insieme gli ingredienti e di realizzare il progetto. Errore numero 6, una pessima pianificazione. O peggio ancora, nessuna pianificazione. Cioè tu fai le cose così per istinto. Siccome ti piace un certo argomento, pensi che accostandoti a quell'argomento tu riesci a gestirlo. Ad esempio vuoi aprire un'attività commerciale e immagini che si tratti tutto di saper parlare con il cliente, improvvisare la vendita, ma non è così. Oppure hai un talento artistico ma non lo coltivi. In ogni attività è fondamentale pianificare, sapere in anticipo cosa serve, organizzarsi per procurarsi le risorse, amministrare le risorse secondo il piano e puntualmente verificare
come stanno andando le cose, perché la realtà spesso si manifesta in modo diverso da come abbiamo pianificato, ma se abbiamo un piano, allora sappiamo come dovrebbe essere la rotta giusta per arrivare a destinazione. E allora, con un piano in mano, tu sai di quanto ti sei discostato dalla pianificazione. Ma senza un piano non puoi andare avanti. La pianificazione deve essere dettagliata. Se non è dettagliata, è pessima. E questo non ti aiuta. L'errore numero 7 è la mancanza di disciplina. Per realizzarti devi essere disciplinato. Devi sapere esattamente cosa fare e mantenere soltanto quel comportamento. Se ti occorre addestramento, ti devi addestrare sino a quando hai ottenuto quel livello di abilità. Se devi costruire qualche cosa, ti devi impegnare sino a quando hai terminato la costruzione. Non ci sono alternative. La disciplina è fondamentale. Magari non ti piace perché tu pensi che la disciplina sia qualcosa di brutto, qualcosa che ti controlla, pensi che ci sia qualcuno di cattivo che gode nel controllarti. Finché hai questa idea della disciplina, stai sbagliando. Disciplina ha la stessa radice della parola discepolo. Discepolo è colui che impara. Quindi la disciplina serve per imparare. Togli quel significato negativo che dai alla parola disciplina. La disciplina ti serve per imparare. Errore numero 8. Obiettivi indefiniti. Tu non sai esattamente cosa fare. Dici voglio più soldi, voglio l'amore, voglio la felicità, ma questo non vuol dire nulla. Questa è un'intenzione. Quando dici voglio più soldi, quanti soldi vuoi? Per fare cosa? Entro quando? Quando dici che vuoi l'amore, che cosa intendi esattamente? Come ti stai impegnando per realizzare questo obiettivo? Se non sei preciso, non sai mai dove sei rispetto al tuo obiettivo e non sai mai esattamente qual è il tuo obiettivo. Quindi hai sempre dei soldi e ricevi sempre ogni giorno dell'amore. Il punto è quanti soldi vuoi, per fare cosa, per investirli come, quanto amore vuoi, quanto amore doni. Se non sei chiaro, non puoi sapere esattamente qual è il punto dove ti trovi, qual è il punto d'arrivo e quali sono i possibili percorsi per andare dal punto dove ti trovi sino al punto d'arrivo. Ti ho elencato 8 errori che ti impediscono di realizzarti, ma quali sono gli altri 22 errori che ti impediscono di realizzarti? Ho molto da dirti ancora a proposito di come ti relazioni con gli altri, di come ti presenti, di come ti gestisci. Vuoi conoscere gli altri 22 errori? Guarda il resto del video. Ci arrivi da questa pagina. Clicca su questo collegamento.